Gomma e in PVC, produttore di accessori per bobine paracolpi in gomma per camion, stampaggio lamiere, taglio al plasma e laser, effettua verniciature per grandi aziende. Marra Trading SRL è in via San Pietro, zona industriale Asi, Cervinara, Avellino, telefono 0824 844722, sito web www.marratrading.com. Marra Trading, per costruire solide realtà. CRT Radio, le nostre offerte pubblicitarie. 10 passaggi giornalieri. Possibilità di cambiare lo spot 3 volte in un anno. Pagina dedicata sul nostro sito internet. Realizzazione di un breve videoclip registrato a diffusione social. Passaggio in monitor dello sponsor e videoclip nelle piazze dove sarà presente CRT Radio. Formula di 6 mesi o un anno a un prezzo straordinario. 6 mesi euro 200. 12 mesi euro 350. Chiama i nostri referenti. Edi De Michele 339-4560-657. Antonio Perna al 329-3531-717. Davide Iannuzzo al 380-3115-430 oppure al 328-8812-506. CRT Radio. È tutta un'altra musica. CRT, la web radio che suona. Siete pronti? Su CRT Radio sta per iniziare un programma con un alto contenuto di musica, divertimento e pazzia. Top Music Web. Gruppi musicali live, classifiche, news dal mondo della musica. In studio Francesco Ricca. Allacciate le cinture, si vola! Eh sì, ci siamo qui in diretta su CRT Radio a Top Music Web. Ancora un'altra puntata di giovedì 29 ottobre 2020. Io sono Francesco Ricca. Siamo molto molto puntuali questa sera, sono le 20.02, è un orario un po' strano per Top Music Web, ma causa Covid eccetera ci sono un po' dei stravolgimenti sugli orari delle nostre trasmissioni. Allora, buonasera a tutti quelli che ci stanno guardando sulla diretta Facebook, sulla pagina di CRT Radio, a quelli che ci stanno ascoltando tramite il nostro sito www.crtradio.com. Mi raccomando, seguiteci questa sera perché avremo una bellissima e bravissima ospite al telefono, perché diciamo in questo periodo c'è sempre questo solito problema, però ahimè speriamo che la finiamo brevemente e cercheremo di ospitare qui dal vivo qualche altro cantante. 328 88 12 506 è il nostro numero WhatsApp per interagire con me, ma soprattutto con la nostra ospite. Ospite, come ho detto, è una cantante irpina, perché noi ci teniamo all'Irpinia, e do il buonasera a Federica Nutini che sta al telefono con noi. Buonasera Federica. Buonasera. Ciao Francesco. Come stai Federica innanzitutto? Tutto bene, avrei voluto essere lì presente con te, però purtroppo, purtroppo questo brutto periodo speriamo passi presto. Ma infatti, speriamo, come dico con tutti i nostri ospiti, che veramente passi in fretta e avremo il piacere, oltre di ascoltarvi, anche di vedervi, perché è sempre un di più, ecco, un di certo, più. Certo. Poi la musica live, tu me lo puoi confermare, è tutta un'altra cosa. Bravo. Quindi esatto. speriamo bene. Allora, Federica, vogliamo iniziare questa bella chiacchierata spensierata, perché poi stasera sono solo in radio, come si dice, me la suolo e me la canto io. mi
anche Davide, che è il nostro direttore, diciamo così, mi ha abbandonato. Va abbandonato. Bene. Mi hanno abbandonato, sto da solo. Qualcuno, se vuole, viene qui in radio, mi fa compagnia fino alle 9. Sono qui insieme a, almeno con te, Federica, almeno mi fai compagnia tu. Va bene, con molto piacere. Allora, Federica, io voglio iniziare solo subito da una curiosità. Dimmi. Mai non c'hai un nome d'arte? Allora, io in realtà, diciamo, il primissimo singolo che feci all'età di 15 anni, uscì questo singolo di musica dance intitolato You Will Survive, da non confondere con I Will Survive, no, da non confondere. Esatto. Detta così sembrava quasi uguale. infatti. Avevo il nome di Sunshine. Ah. Però, dato che, diciamo, ebbi un discreto successo all'estero con questa canzone, You Will Survive, però nessuno mi riconosceva come Federica Nutini, perché ovviamente, essendo un nome straniero, mi avevano anche scambiata per un inglese, un'americana. Sì. Allora, dato che ovviamente un po' di orgoglio volevo averlo, no, per essere riconosciuta, sì, ho deciso di stravolgere e cambiare sia genere che il nome, e quindi ho deciso di chiamarmi proprio con il mio nome e cognome reale. Ho capito. Era una curiosità, perché molti, ecco, appunto, hanno un nome d'arte, tu rimani come Federica Nutini. Allora, spieghiamo, sì, chi è questa cantante irpina Federica Nutini? Chi sono? Com'è nata, diciamo, questa passione per il canto? Allora, io sin da piccola ho sempre avuto questa passione, grazie a mio padre, perché mio padre, oltre ad aver sempre lavorato in banca, però come hobby ha sempre avuto la passione di suonare nell'orchestra I Giaguari, che è un'orchestra abbastanza conosciuta ad Avellino, e lui suonava e suona tuttora la batteria e canta alla Peppino di Capri. Infatti lo chiamano il Peppino di Capri avellinese, perché è proprio uguale. E allora lui, tramite lui, quando andava a fare le prove, io sempre dietro di lui a cercare di captare ogni forma d'arte, insomma, musicale. Ed è stato anche grazie a lui che mi sono esibita per la prima volta davanti a un pubblico. Pensa che quando ero piccola cantavo le canzoni di Andrea Bocelli, però a livello proprio da uomo, non è che cantavo da donna, ecco. Cioè cercavo di copiarlo in tutto, allora la cosa faceva anche un po' ridere. Ah, il vocione da uomo c'avevi allora. Esatto, sì, da piccola volevo fare il tenore, no? Poi crescendo ovviamente sono proprio passata alla musica di Spagna, poi mi piaceva molto Spagna, e poi da Spagna c'è stato tutto un susseguirsi di cose. E all'età di 15 anni, diciamo, ho intrapreso proprio la carriera vera e propria di cantante, quindi ho conosciuto. Scusami, sì. Federica, ma aveva anche i capelli dalla Spagna degli anni 80? No, quella no. Alla Easy Lady, no. Oddio, io sono un po' riccia pazzerella, come capelli, sì. Ma la Spagna, quindi, degli anni 80 era un po'... vabbè, quella era esagerata. Scossa, diciamo. Quella è a livelli esagerati. Esatto. Allora, Federica, io direi di iniziare a far sentire ai nostri radioascoltatori la tua musica. In scaletta abbiamo Quanto Tempo, che è il primo brano che andremo a ascoltare. Lo ascoltiamo e poi semmai ci dirai qualche parolina su questo brano, va bene? Va benissimo. Ok, allora ascoltiamo qui a Top Music Web su CRT Radio Federica Nutini. Questo è Quanto Tempo. Quanto tempo ormai è passato e dovrei avere già dimenticato te. Quante cose abbiamo fatto noi, ci amavamo inverosimilmente, poi anche le stelle non finivano, il tuo respiro era dentro me, tutto il tempo e tutte le parole.
tuoi. Amore, dimmi, dimmi che mi vuoi. Sono stata troppo facile e non capivo che eri fragile. Eri un fiore da far crescere, il mio colore da dipingere. Sopra un muro per l'eternità, restare insieme noi. Amore, dimmi, dimmi che lo vuoi. Eh sì, questo era Quanto Tempo, Federica Nuttini qui a CRT Radio, a Top Music Web, con il vostro Francesco Ricca che vi sta parlando al microfono. Al telefono abbiamo appunto Federica Nuttini e tutti i radioascoltatori dalla diretta Facebook. Io ho un problemino sul mio portatile, quindi non vi riesco a vedere, diciamo, dalla diretta, ma ho intravisto dall'altra parte del vetro, sull'altro computer, che Federica, un nostro amico in comune, un certo Adolfo, ti dico solo questo, praticamente ci dice che ci fa i complimenti perché stiamo andando in onda anche in questo periodo un po' particolare, ci fa i complimenti, ma soprattutto fa i complimenti a te, Federica. Grazie, grazie. Il nostro amico Adolfo Annechiarico, giusto? Sì, sì. Che tra l'altro ve lo voglio anticipare, settimana prossima sarà qui a Top Music Web con me. Ah, bene, bene. Okay. E ti dico già anche, visto che ci troviamo a tema, Federica, visto che troviamo in comune degli amici e uno che conosci e ascolteremo secondo me anche questa sera, fra qualche settimana sarà qui con noi, con me, Alessio Voice. Bene, tutti i miei colleghi, sì, saranno lì. Infatti, vabbè, siete irpini, quindi noi cerchiamo, certo, per quando è possibile di far venire un po' tutti. E quindi mi ha promesso proprio oggi che verso metà novembre più o meno verrà qui a CRT Radio, ok? Bene, bene, benissimo. Allora, io prima che mi dimentico, saluto il mio amico anche Teodoro che ci sta guardando sulla diretta Facebook. Ciao Teodoro, a tutti quelli appunto che ci stanno guardando e sentendo. La mia Mary Fashion, che è a casa, sta in questo momento preparando la cena per i miei figli. La mia amicona, la mia amica per eccellenza,
pazienza Angelita Ciccone che mi sta seguendo. Inoltre, poi torno da te Federica, il nostro amico Michele che ci segue da Bologna, che ci segue da Bologna sempre con affetto, grazie Michele. Michele, allora Federica, è doveroso salutare i nostri radioascoltatori, certo. Dicevo, ci vuoi dedicare due paroline a Quanto Tempo, il brano che appena abbiamo ascoltato? Certo. Allora, questa canzone devo dire che mi ha portato molta fortuna, perché il 31 luglio 2020 sì.